Salve, mi chiamo Riccardo Leoni. Sono uno dei vincitori del concorso Immaginato, indetto dal CESI in collaborazione con la Public Diplomacy Division della NATO. Sono uno studente di Scienze Politiche e Relazioni Internazionali, attualmente iscritto al terzo anno di laurea triennale presso l'Università La Sapienza di Roma. Nel mio elaborato ho cercato di comprendere quali siano le criticità del presente e le sfide del futuro per l'Alleanza Atlantica. Questa riflessione si sviluppa su tre direttrici fondamentali: di breve termine, di medio e lungo termine e di ottica globale e cooperativa. Sul breve termine è sicuramente un'impellenza immediata per l'Alleanza Atlantica risolvere quegli scenari in cui sono presenti tutt'oggi conflitti e crisi irrisolte. Regioni come l'Ucraina orientale o l'Africa settentrionale rappresentano la prima linea della capacità strategica dell'Alleanza Atlantica e finché non saranno messe in sicurezza porranno un serio rischio alla sicurezza delle democrazie occidentali. Per quanto riguarda invece il medio termine, la NATO deve avviare un percorso di riflessione sulle sue capacità operative. Deve estendere il suo raggio d'azione, in poche parole, in verticale, nello spazio extraatmosferico, e in orizzontale, nella rete cibernetica, sviluppando una strategia di cyber warfare offensivo, tutt'oggi non ancora ben definita. Bisogna inoltre riflettere attentamente sulla rinascita della potenza cinese sullo scacchiere internazionale. Questa rinascita porta il nome di Belt and Road Initiative, il colossale progetto geoeconomico e infrastrutturale di Pechino per riportare il dragone a ricoprire una presenza egemone su tutta l'intera massa eurasiatica e potenzialmente sul mondo intero. In un'ottica sempre più interconnessa, globale, è necessario che l'Alleanza Atlantica si ponga come faro della sicurezza cooperativa e che dia inizio a una nuova stagione di cooperazione internazionale su tutti i livelli e con tutti gli attori internazionali possibili. La parola chiave per questo cambiamento è adattamento. L'adattamento ha permesso alla NATO di perdurare dopo la fine del bipolarismo e solo l'adattamento potrà permetterle di mantenere la rotta nelle vorticose acque del multipolarismo.